La prova del cuoco, ricetta calzone imbottito di Gino Sorbillo. La prova del cuoco, calzone con prosciutto arrosto, provola e funghi. Gino Sorbillo ha regalato alla prova del cuoco oggi una ricetta gustosissima proponendo un calzone imbottito con prosciutto arrosto, provola e funghi champignon. Il pizzaiolo partenopeo è stato protagonista nel cooking show di Rai 1 subito dopo Alessandra Spisni con la cotoletta di mortadella, per lanciare poi il golosissimo dolce di sal de riso, la torta deliziosa settembrina a base di fichi secchi. La ricetta proposta oggi da Sorbillo è ideale da riprodurre a casa nel weekend per iviziare i propri commensali in una occasione speciale. Il calzone di Sorbillo propone una pasta croccante con un morbido ripieno, arricchito da una gustosa salsa di pomodoro. Gli ingredienti necessari per realizzare il calzone imbottito con prosciutto arrosto, provola e funghi champignon, proposto oggi, giovedì 28 settembre, da Gino Sorbillo alla prova del cuoco sono: 2 g di lievito, 240 g di farina 00, 160 g di acqua, 7 g di sale fino, ricotta di bufala, pomodori San Marzano, funghi champignon, provola, prosciutto arrosto e provolone stravecchio quanto basta. Ricette La prova del cuoco, 28 settembre, il calzone imbottito. Il calzone imbottito con prosciutto arrosto, provola e funghi champignon è stato il piatto proposto da Gino Sorbillo oggi, giovedì 28 settembre, alla prova del cuoco. Per realizzare l'impasto della pizza in una ciotola sciogliere il lievito nell'acqua tiepida. Aggiungere poi la farina e un pizzico di sale. Lavorare bene l'impasto, prima con una spatola e poi a mano per circa 10 minuti. Quando è diventato liscio e omogeneo, dare una forma tonda, metterlo in un recipiente e coprire con la pellicola trasparente. Lasciare lievitare l'impasto per almeno 8 ore. Terminato questo tempo, quando la pasta è raddoppiata di volume, stenderla sul piano infarinato e creare una forma tonda. Farcire il centro della pizza con uno strato di ricotta di bufala setacciata, allungata leggermente con un po' di panna o latte. Aggiungere la provola affumicata e i funghi champignon. Sporcare leggermente con la passata di pomodori San Marzano e richiudere l'impasto dando la classica forma del calzone, avendo cura di fare uscire bene l'aria. Adagiare su una teglia con carta da forno e versare sulla superficie la passata di pomodoro. Quindi cuocere per 15-18 minuti a 220 gradi. A questo punto aggiungere sopra il calzone altra passata di pomodoro, il pepe, il basilico e le scaglie di provolone stravecchio. Per chiudere il pasto in dolcezza ecco la ricetta della torta deliziosa settembrina di sal de riso proposta oggi alla prova del cuoco.